Bene, vediamo oggi come mettere le basi per il nostro videogioco. Allora, come prima cosa ho preparato questo sprite sheet che andremo a salvare come PNG. C'è un personaggio, diciamo, che simula una camminata, seppur elementare, e altri due piccoli sprite, diciamo, che invece serviranno per fare una piccola animazione quando il personaggio rimane fermo. Allora, partiamo subito. Come prima cosa andiamo a esportare in formato PNG questo sprite sheet. Lo chiameremo player sprite sheet. Dopodiché apriamo Unity, creiamo un nuovo progetto, selezioniamo 2D, lo chiameremo per esempio Tiny Platform, ok, e andiamo a crearlo. Eccoci. Allora, quello che andremo a fare adesso è selezionare la nostra camera, mettere come sfondo il nero in questo modo, perfetto. Dopodiché andiamo a selezionare un free aspect, va benissimo così, e quindi importiamo il nostro personaggio. Quindi creiamo nella nostra cartella asset una nuova sottocartella, la chiameremo sprites, e in questa cartella sprites andremo ad importare il nostro sprite sheet. Quindi andiamo a prenderlo da dove l'abbiamo esportato prima e lo trasciniamo qua dentro. Come prima cosa andiamo a selezionarlo. In filter mode mettiamo point no filter, è una grafica pixel art e quindi non abbiamo bisogno di nessun filtro. La seconda operazione che andremo a fare è andare qui e dirgli multiple, perché vogliamo che praticamente il nostro sprite sheet venga tagliato in singoli sprite. A questo punto possiamo attivare lo sprite editor, gli diciamo apply in modo che lui salvi prima le impostazioni. Eccoci. Bene, visto che le immagini dovrebbero essere grandi tutte più o meno nello stesso modo, quello che possiamo fare è tagliarle automaticamente, farle tagliare Unity, andare in Slice, dirgli Slice e andare a verificare che lui abbia eseguito correttamente il lavoro. Tutte le immagini dovranno essere grandi uguali e quindi andate a verificare questi due parametri, quindi larghezza e altezza. 98-113. Questa è leggermente più grande, allora direi di allargare leggermente, vediamo, 90, 100, 133, soltanto questa diciamo che è rimasta a 98. Date tutti la stessa dimensione, altrimenti poi verrà tutto un po' sballato. 100 e 100, perfetto, va benissimo così. Allora, a questo punto gli diciamo apply, chiudiamo il nostro sprite editor e andiamo a verificare che cosa ha fatto Unity. Ok, Unity ha creato uno sprite separato per ogni sprite che era faceva parte del nostro sprite sheet. Ok, ed è esattamente quello che volevamo. A questo punto possiamo prenderne uno come modello di riferimento. Possiamo fare anche un'animazione abbastanza breve. Prendiamo questo. Prendiamo il primo, lo mettiamo qua. Ok, andiamo a guardarcelo in esecuzione, bellissimo. Quello che andiamo a fare è innanzitutto dare un nome sensato al nostro game object che ci ha appena creato qui in automatico Unity quando abbiamo dragato dentro il nostro sprite sheet, e quindi lo chiameremo semplicemente player. Ok, l'altra cosa da notare è che al solito GameObject ha attaccato in automatico Unity anche un componente di tipo sprite renderer, quello perché abbiamo trascinato dentro un'immagine. Ok, a questo punto prendiamo il nostro sprite, lo mettiamo ad esempio qui, e che cosa andiamo a fare? Beh, andiamo a attaccare un altro componente ancora. Facciamo add component e gli aggiungiamo un corpo fisico. Ok, lo rendiamo fisicamente un oggetto sottoposto a forza di gravità o massa, eccetera, eccetera.
E quindi cosa andiamo a fare? Andiamo in Physics 2D, andiamo in Rigid Body 2D e gli attacchiamo Rigid Body 2D. Ok, a questo punto che cosa succede? Succede che il nostro sprite avrà una massa e avrà anche una forza di gravità. Se mandassimo in esecuzione in questo momento il nostro gioco, ok, il nostro player, il nostro personaggio nel nostro videogioco cadrebbe. Cade perché è soggetto a forza di gravità, ma non ha niente su cui fermarsi. A questo punto aggiungiamogli qualcosa su cui fermarsi. Andiamo sempre nel nostro resources, andiamo a prendere Flora, che è un'altra PNG. Un'altra PNG che ho preparato, la tiriamo dentro. Anche qui andiamo a selezionarla, gli togliamo bilinear, gli mettiamo point on filter, facciamo apply. A questo punto la trasciniamo, ok? È una specie di pavimento. Questo pavimento in questo momento non è assolutamente nulla. Se mandassimo in esecuzione il nostro gioco, il personaggio lo attraverserebbe, ok? Perché? Perché non è un corpo fisico nemmeno questo. Però non ci interessa che venga, che sia soggetto a forza di gravità. L'unica cosa che ci interessa è che abbia un oggetto di tipo box collider attaccato e che ci consenta di gestire delle collisioni tra due oggetti. Quindi andiamo a fare questo. Andiamo su player e aggiungiamo un altro componente. Potete anche cercarlo con un altro box collider, nello specifico box collider 2D. Dopodiché andate su floor e fate la stessa cosa, aggiungete semplicemente un box collider 2D. Vediamo che cosa succede. Ok, il nostro personaggio cade, ma a questo punto si ferma perché due corpi si sono scontrati fra di loro sostanzialmente. Fantastico. Quello che dovremmo andare a fare adesso è prendere il nostro personaggio, andarlo a posizionare sul pavimento, perché a questo punto la dimostrazione di quello che accade con la forza di gravità l'abbiamo già vista, e creare un'animazione. La prima animazione che andremo a creare, cliccando sul personaggio e andando su Animation, clicchiamo su Create, andiamo a prendere la nostra cartella Assets e qui dentro creiamo addirittura una nuova cartella e la chiamiamo Animation. Dentro la cartella Animation andiamo a creare la prima animazione che si chiamerà Player Stop e sarà la nostra animazione di quando il giocatore è sostanzialmente fermo. Benissimo, apriamo il nostro sprite sheet, andiamo a prendere i due sprite che erano i due sprite finali che rappresentano il giocatore fermo. Vediamo, ok, come temporizzazione potrebbe andare bene, andiamo a provare il gioco. Un po' veloce, vedete? Allora cosa facciamo? Prendiamo e aumentiamo, portiamo a, vediamo, un 15 e poi ci riattacchiamo anche qui a 30, così apriamo e chiudiamo con lo stesso sprite l'animazione. Andiamo a controllare, beh, diciamo che va un pochettino meglio, l'animazione non è una meraviglia ma fa il suo dovere. Ok, benissimo. Che cosa è stato aggiunto al nostro player in automatico da Unity? È stato aggiunto Animator, questo oggetto qua. Ok, questo oggetto è collegato all'animazione che abbiamo appena fatto e ha generato anche nell'altro box Animator questa regola, sostanzialmente, che dice che il nostro giocatore entrerà in modalità player stop e quindi eseguirà quell'animazione che abbiamo visto prima come animazione di default. Va bene, a questo punto non ci tocca che creare la seconda animazione. Ok, andiamo in Animation, andiamo qui dove c'è Player Stop, facciamo Create New Clip, la chiamiamo Player Walk, assicuriamoci di metterla sotto la cartella Animation. Ok, salva, e adesso qui andremo a trascinare gli sprite che determinano l'altra animazione. Ok, vi consiglio di portarli dentro tutti fino alla fine e poi fare il percorso contrario in modo che l'animazione risulti
un filo più fluida e di chiudere sempre con l'animazione, con lo sprite con cui avete aperto, diciamo. Benissimo, come possiamo verificare subito? Possiamo prendere il nostro game, portarlo momentaneamente da questa parte e andare a vedere che cosa succede. Ok, vedete che il personaggio sembra che cammini. Può andare bene, diciamo, come animazione. Potremmo anche addirittura decidere di velocizzare un filo la camminata. Per farlo andiamo sempre in animation e riduciamo magari un attimino i tempi. Ok, possiamo fare, vediamo, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vediamo che non sia troppo veloce. Ok, possiamo vederlo anche qui schiacciando play. Ok, non è il massimo, ma insomma rende l'idea della nostra camminata. Va bene. Ok, a questo punto che cosa facciamo? Andiamo a controllare che cosa è stato fatto in Animator e vediamo che è stato aggiunto un altro componente, ok? Completamente slegato per il momento da tutti gli altri. Adesso dobbiamo andare a collegarli fra di loro e a stabilire anche quali sono gli stati. Quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a creare un parametro, ok? Lo aggiungiamo, lo creiamo come parametro intero e lo chiameremo player status. Come valore default gli lasciamo 0, quindi quando creiamo la transazione, da qui a qui è una transizione, da qui a qui, e gli diciamo da player stop passa a player walk quando sostanzialmente il player status ha valore 1. Per fare questo che cosa facciamo? Disabilitiamo l'exit time perché non vogliamo che sia temporizzato il passaggio di stato, ok? Disabilitiamo il fixed duration perché non ci interessa. Quello che andremo a fare è andare qui e dirgli quando player status è uguale a 1 tu entri in modalità player walk, e poi facciamo lo stato contrario, make transition, andiamo a collegare il player stop, andiamo sulla nostra transizione, andiamo a togliergli i riferimenti temporali, andiamo ad aggiungere la condizione che è quando player status è uguale a 0. Perfetto, e abbiamo creato i due stati. In questo momento, se avviamo il gioco, nulla è cambiato. L'unica animazione che verrà eseguita è l'animazione di il nostro player stop, diciamo. Che cosa andiamo a fare quindi a questo punto? Andiamo a eseguire la nostra prima animazione. Come facciamo? Prendiamo il nostro player e andiamo ad aggiungere, possiamo ridurre un attimino gli altri componenti che non ci servono per questo momento, andiamo ad aggiungergli uno script, quindi add component, new script, lo chiameremo player logic, create and add, ok, dentro asset a questo punto verrà creato il nostro player logic, ok, lo rinominiamo, l'ho chiamato player logic, ok, e a questo punto creiamo una nuova cartella create folder, la chiamiamo scripts, e dentro a cartella scripts portiamo il nostro player logic. Perfetto, andiamo ad aprirlo. Si aprirà Visual Studio come al solito. Benissimo, siamo dentro Player Logic. Allora, la prima cosa che ci servirà sicuramente sarà un riferimento a Rigid Body, ok? Quindi creeremo una private Rigid Body 2D. Rigid Body. Ok, facciamo una forma abbreviata, private, ci servirà anche un riferimento al nostro animator, lo chiameremo anim,
A questo punto, nello start, cosa andremo a fare? Andremo a catturare i componenti prendendoli dall'oggetto a cui è collegato questo script. Quindi faremo un rb uguale a getComponent e andremo a prendere che cosa? RigidBody2D, quindi getComponent di RigidBody2D. E poi faremo anche un anim uguale a getComponent di che cosa? Di animator. Perfetto, a questo punto abbiamo catturato le due cose. L'altro parametro che probabilmente ci servirà, ma a questo punto sarà pubblico, è la velocità, settabile magari dall'esterno, che determinerà la velocità di camminata del nostro personaggio. Quindi public, sicuramente float, la chiameremo player speed. Ok? Perfetto. Ok, siamo tornati su Unity, quindi andiamo a vedere che cosa è successo. Quindi sul nostro oggetto player è collegato il nostro script player logic. Abbiamo una player speed a 0, possiamo metterla magari a 3, tanto per cominciare. Perfetto. E a questo punto non ci resta che introdurre quei comandi che ci serviranno per spostare il nostro personaggio a sinistra e a destra. Benissimo, torniamo sul nostro script. Che cosa facciamo? Andiamo a gestire gli eventi all'interno qui di update, quindi quando verranno premuti i pulsanti. Io direi di usare i comandi buzzed, ok? Usare queste lettere. Per il momento utilizzeremo soltanto AD, quindi A per andare a sinistra e D per andare a destra. E che cosa facciamo? Facciamo if input punto. E a questo punto dobbiamo selezionare se fare get key down o get key. Allora andiamo a leggere get key. Che cosa fa? Get key ritorna true mentre, cioè, per tutta la durata della pressione del pulsante. Invece get key down praticamente riporta true quando il giocatore, diciamo, inizia a premere il pulsante, ok? Quello che serve a noi è get key in questo momento, perché vogliamo che finché il pulsante viene premuto il sistema rilevi, diciamo, questo tipo di evento. Che cosa andiamo a prendere? Andiamo a prendere key code punto e abbiamo detto che andiamo a prendere A, ok? Quindi quando verrà premuto A farà delle cose. Altrimenti, se il nostro input.getKey da getKey intercetterà il keycode D, andrà a fare delle altre cose. Altrimenti, che cosa succederà? Beh, altrimenti non ci sarà nessun if. L'unica operazione che andremo a fare in questo caso è fermare, diciamo, il player, ok? Fare in modo che il giocatore esegua si fermi sostanzialmente. Che cosa facciamo? Abbiamo il nostro componente RigidBody, quindi che cosa andiamo a prendere? RigidBody.velocity è uguale a che cosa? A un new vector 2. Che cosa passiamo a new vector 2? Allora, in questo momento ci stiamo spostando a sinistra, ok? Quindi direi che prendiamo il nostro parametro che abbiamo messo qua in altro, che è player speed, e quindi faremo un player speed, si sposterà di player speed e di 0 verticalmente, ok? Invece in quest'altro caso rb.velocity sarà uguale a un nuovo vector 2, ok? E si muoverà di quindi in questo caso stando a sinistra, quindi sarà un meno player speed, e qui sarà invece player speed virgola 0, ok? Perché andrà a destra. Quindi
valori negativi per andare a sinistra, ovviamente valori positivi per andare a destra. Quando non verrà premuto né uno né l'altro, che cosa succederà? Succederà che rb.velocity, ok, dovremo azzerare la velocità. E quindi potremo ricorrere a questo metodo statico su vector2 che si chiama 0. Ok, quindi set un vettore da 0, 0 e quindi blocca, diciamo, il nostro player. Benissimo. Andiamo a vedere se tutto funziona. Torniamo su Unity, facciamo play e proviamo ad andare a sinistra e ad andare a destra. Fantastico. Il nostro giocatore ovviamente si sposta, ma l'animazione della camminata non c'è ancora e soprattutto il nostro player rimane rivolto sempre nella stessa direzione. Queste sono cose che andremo ad aggiustare, diciamo, nella prossima lezione. Per adesso siamo felici così, abbiamo animato il nostro primo sprite, il nostro gioco è partito, i nostri comandi rispondono e quindi grazie di tutto e alla prossima lezione.